E allora, iniziamo subito, puntata ricchissima, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni. Bentrovati cari amici nella nostra rubrica Oroscopo Musicale. Vado subito a presentare l'ospite e il protagonista di oggi. Nel 1903 a Kiev, Ucraina, nasceva il più grande pianista di tutti i tempi da una famiglia ebraica, Vladimir Horowitz. All'età di 5 anni inizia il percorso pianistico con la sua mamma Sophie. Horowitz fu uno dei musicisti classici più pagati al mondo. La sua grande notorietà lo portò a suonare in tutto il mondo con i più grandi direttori d'orchestra, tranne con Arturo Toscanini. Nel mese di ottobre del 1932, durante un ciclo di concerti dedicati a Beethoven, lo stesso Toscanini lo propose per la Carnegie Hall con la New York Philharmonic. Il grande direttore italiano rimase veramente entusiasta per le sue interpretazioni. Sarà una lunga collaborazione fra i due artisti, sia nei concerti che nelle registrazioni, diventando nel 1933 genero di Toscanini, sposando la figlia Banda. Il repertorio che amava più in assoluto era della triade dei grandi compositori romantici, Chopin, Liszt e Schumann, autori dei quali lui era riconosciuto fra i più grandi interpreti. Negli anni successivi Horowitz studiò svariate trascrizioni di opere di Mozart, di Giuseppe Verdi, e di Rossini. Lui era anche un grande appassionato del bel canto italiano, della produzione operistica ottocentesca in generale, delle loro tradizioni, è stato educato a questo ascolto dai suoi genitori. Con il passare del tempo, Horowitz non aveva più la capacità della grande tecnica giovanile e maturò uno stile rilassato, con atmosfere sognanti. Questo periodo registrò diverse composizioni di Mozart, che riteneva il più grande di tutti i compositori. L'obiettivo di Horowitz era quello di creare un'atmosfera densa e mantenere l'attenzione del pubblico. Per oggi abbiamo ricordato, per chi lo conosceva, e scoperto, per chi non lo conosceva, uno dei più grandi, anzi no, è il più grande pianista di tutti i tempi. E così io vi saluto
vi lascio e vi aspetto domani con l'oroscopo musicale. Ciao!